Fra l'altro, che dovevo portare a Sanremo, cioè quando nel 2012 io andai con un pallone, andai, lo racconto spesso ai concerti, questo fatto, ma mi piace raccontarlo anche a chi appunto non è mai venuto. Io mi sono presentato lì da Morandi, anzi andai io proprio a casa di Morandi, che all'epoca era direttore artistico e anche presentatore in quell'edizione, perché avevo appena scritto una canzone, ho detto ma gli piacerà, così lui la prese. Però io quasi per reazione, talmente fu così veloce nel prendere la canzone, andai a casa e mi misi subito a scriverne un'altra, che poi è quella che ho appena cantato. Solo che poi provai a mandargliela, lui ricevendola mi telefonò, mi disse: guarda, però non è che puoi venire a Sanremo a dire a volte io ho paura di voi più che della solitudine, mi sembra un po' eccessivo, è un po' così. Invece secondo me a volte ci si becca nella vita, anch'io faccio degli errori madornali, a volte invece no, ma anche gli altri. E allora io mi ero quasi impuntato, quello era un periodo in cui dei miei 20 anni di amicizia e collaborazione con Dalla, perché poi alla fine io se mi trovo qua è perché poi la prima volta che sono salito sul palco è stato grazie a lui. In questi 20 anni io ho avuto un anno di embargo. Cioè io per un anno praticamente non potevo avvicinarmi, perché mi sono permesso di dire una cosa e come tanti artisti era un momento permaloso quella volta che gli ho detto quella cosa, perché io per un anno ero diventato lo stupido di Cattolica. Poi all'improvviso scrivo questo pezzo, ho molto coraggio, cosa che non è che mi fosse mancata, però sai quando un amico ti vuole tenere un po' lontanino, allora tu anche per orgoglio ci stai lontano, no? Non insisti. Però scrivo questo pezzo e effettivamente Luce è stata l'unica persona con la quale mi sono interfacciato, almeno in quei 20 anni lì. Quindi andai da Lucio, rompemmo l'embargo ufficialmente e Lucio, ascoltando la canzone, rimase molto colpito. Allora a quel punto mi disse: lo chiamo io Morandi. E così come avvengono le cose, insomma, più private, io assistetti alla telefonata perché la fece in viva voce. Ed ero lì quando Morandi continuò a dire: no, ma Lucio, ma questo non può venire a Sanremo a dire questa frase, troppo. Poi dai, l'analista sordomuto e l'analista logorroico, è un po' così. E Lucio mi fece, allargò le braccia, come dire così, ma da quel momento, non per tanto, perché poi Lucio alla fine del Sanremo, quello stesso Sanremo, lui era presente perché era lì a dirigere per Davide Carone, anche a cantare insieme a lui una canzone. Quindi dopo Sanremo lui partì per la tournée europea, dalla quale purtroppo non tornò più vivo. Ma in quel frangente lì, quindi diciamo da un mese prima di Sanremo ai 15 giorni successivi al festival, lui chiamò per sempre Morandi con il battesimo, lo battezzò Psycho. Ma questi agli atti, cioè ci sono dei giornalisti che la raccontano questa cosa, qua quindi arriva una soddisfazione. Vi dicevo, sono andato a Sanremo 2 volte, ecco, la seconda con una canzone che fra l'altro non è nemmeno in scaletta stasera, questo per dirvi quanto sia rimasta nel mio paniere, tra le mie preferite sicuramente. Però andai un'altra volta, 12 anni prima, con una canzone che a distanza di anni, cioè dal 2000 oggi, presto, 22 anni, è ancora molto più forte probabilmente di quando l'ho scritta, almeno mi emoziona tanto e più di quando la cantavo le prime volte. Questa sarà l'unica volta in cui io vi chiederò di fare una cosa spontaneamente, e la cosa spontanea, anche banale se volete, tanto non sono l'unico che la chiede, è una cosa che ci fa piacere ma ci dà anche una gran carica. E fino ad oggi la spiegavo in questo modo: allora, questo è il penultimo concerto che faccio, e quindi in teoria fino ad oggi ho fatto così, tipo a Verona l'altro ieri, scusate, bevo, ma l'altro ieri gli ho chiesto questa cortesia ai presenti, che erano tantissimi come in questo caso, di fare questa cosa con me proprio per voi. Cioè ho detto: facciamo questa cosa, io poi la posto, e così quelli che devono venire a Milano diranno: cazzo, ma quelli di Verona proprio ce l'hanno messa tutto, ma era tutto costruito, no? Allora no,
questa canzone ha due momenti, due ritornelli, che per me sono abbastanza magici quando arrivano, spero anche per voi. Avete un telefonino, immagino, non sto nemmeno a chiedervelo. Quando arriva il momento del ritornello, non prima, non è necessario. Quando arriva il ritornello, se vi va, non siete costretti, potete anche dire, cazzo che lo faccio, sto in tasca, poi li tirate su. Non farò dei cenni, perché siccome riprendiamo tutto questa sera, poi si vedrebbe che io faccio così. Faccio solo così. Andiamo.